Dikela mari dai mo shavale morro male dai o puro papu. Dai a mami e giorni pede nasca dai mori. Dikela mari dai mo shavale morro male dai o puro papu. Dai a mami e giorni pede nasca dai mori. See?
Musca, che è un personaggio proprio di queste serate qui sul lungomare di Siderno. Musca, tu le feste di piazza ti piacciono, come le vedi? Certamente, mi piacciono, so fare animazioni, mi piace ballare sempre la nostra discoteca, anche i tarantelli. Ma le feste di piazza ti piacciono? Quest'anno non ci saranno più, cosa ne pensi? Vedo una cosa brutta, comunque vedo che qui si parla di coronavirus, ma qui siamo sempre abbucchiati, te bar, te mari. Non so perché. Senti, un numero per gli amici della mia, ce lo fai, veloce. Lo faccio, io volevo dire una cosa. Dimmi, veloce. Per Siderno Marina volevo parlare perché c'era il sindaco Riccardo Ritorto e l'hanno cacciato perché volevo fare le cose buone. Volevo fare i bagni pubblici e non l'hanno lasciato. Vabbè. Perché i ragazzini li rompevano. Vabbè. Ma adesso se fanno i bagni pubblici come fanno tra Francia, sì, si mettono 50 centesimi, i ragazzini ne mettono 50 centesimi tra l'altro. Vabbè, lasciamo questa. Ma una donna incinta che deve andare con bambini e marito al bar a spendere 5 o 7 vabbè, euro ormai l'abbiamo mare detto, dai, per andare al bagno. Ma c'è un numero giusto. Adesso faccio una sabbazione. Vai. Vai, vediamo, dai. Vai. L'animatore. E vai, veloce, dai, che abbiamo poco tempo. Ecco qui. Ecco qua la Musca che si esibisce, come vedete. Ecco qua. Ogni sera, qui sul lungomare di Siderno, Musca fa questi esercizi, questo show. Eccolo qua. Musca. È una Musca che ogni sera circola qui sul lungomare di Siderno, questa mosca. È spettacolare. E io sempre penso una cosa, che se le feste di piazza sono un fatto autonomo di mercato, ben vengano, perché sono strumento perché l'economia giri. Ma non sono d'accordo quanto le feste di piazza sono abbinate alle festività religiose, perché la festività religiosa è una cosa, ha una sua liturgia, un senso di sacro. Max diceva che per una società di produttori di merci il cristianesimo è il luogo più adatto per stabilire una società di sopravvivenza economica, no? Quindi diciamo così, bisogna staccare, oggi la Chiesa lo fa teoricamente. Sì. Infatti, il vescovo è contro le feste di piazza, il vescovo. Però le feste di piazza sono anche contro, nostre, no, contro, sono nella non credo, storia. Non credo che sia contro le feste di piazza. Sì, è e contro le feste di piazza si è abbinate alla festa religiosa. Esatto. Cioè scindere le due cose. Una cosa è la festa religiosa che è liturgica, che è all'interno della chiesa, magari con la processione, e un'altra cosa è la festa di piazza, che può essere occasione di svago, sì, di divertimento, ma anche di un giro dell'economia. No? Quindi non legare l'economia alla chiesa. Sì, se no la chiesa diventa un produttore di merci. No? Sì, quindi allora questa è l'importanza, che esca, entri nella cultura popolare. Che se adesso andiamo a vedere nel passato, la festa religiosa nella cultura popolare era un'espressione autentica di fede, non era legata ai meccanismi economici del mercato, no? Allora bisogna tornare alle origini, cioè staccare. Una cosa è l'economia, che deve girare, deve fare il suo corso, certo, deve coinvolgere la gente, quindi festa di mercato, ricreazione ed economia che circola. Un'altra cosa è la festività religiosa, che è un fatto intrinseco alla fede e deve essere sempre più staccata dai beni materiali. Questo è un fatto di spiritualità, di espressione di fede. Forse è meglio così, vista questa la situazione. Vi mancheranno queste feste di piazza? Vi mancheranno o no? Sì, Porto Santo, sicuro ci mancheranno, però vista la situazione penso che è meglio così. Meglio così perché? Perché non saranno contagi, cose. Ecco, ecco. Però ci sono sempre la proporzione del Platone, la regina, tante migliaia di persone in piazza sono. Vabbè, lo so, però. È meglio evitare. Per noi era meglio non farle, la regina, queste cose, queste partite. Però le feste un po' ci mancheranno, signora. Sì, no? Che ci mancheranno, certo che ci mancheranno. Quindi, però penso che la cosa del rito religioso lo faranno. Solo non ci saranno non ci sarà la fiera. Sì, sarà la fiera, le bancarelle. Vabbè, sarà un anno diverso questo, un'estate diversa. Quest'anno magari un po' di pazienza. Allora. Okay. Abbiamo una bella coppia qui vicino a noi e stiamo parlando di festa di piazza. Cosa ne pensate? Vi dispiace un po' per queste feste che non ci saranno, sì, perché sì, tanta molto gente magari amava le bancarelle, i cantanti, insomma, voi cosa, esatto, cosa ne pensate? Ci mancheranno le giostre soprattutto, le, giostre, le bancarelle. Per i giovanotti le giostre erano una cosa molto sì, divertente. Puoi uscire insieme comunque tutti quanti. Ecco, bravo. Tu invece cosa ti mancherà della festa di Porto Salvo di più? Riunirsi tutti insieme, la sera, fare la passeggiata sul lungomare, le bancarelle, le giostre. Cantanti.
quindi un pochettino dispiace a tutti. Ci mancherà, quest'anno ci mancherà molto. Secondo voi è proprio molto giusto non farle, perché sono anche delle cose... Come fanno le feste in discoteca, avrebbero potuto fare benissimamente anche la festa di Porto Salvo, che era come un mercato un po' più grande, secondo me. La festa della regina in Serie A, il Crotone, c'hanno migliaia e migliaia di persone. Esatto. Ecco, alla fine, come fanno i semplici mercati, Porto Salvo avrebbero potuto farlo anche quello. Ma speriamo magari che possa succedere qualcosa, magari che la possano fare lo stesso. Sì, infatti. Speriamo. Speriamo bene. Grazie. Dove siete? Non sapete dove siete. Torino. Torino. Siderno. Siderno. Torino. Mirto, precisamente. Mirto, Mirto. Addirittura, dalle stelle alle stalle. Là. Sì, sì, lì proprio. Stiamo parlando di estate senza feste di piazza. Cosa ne pensate? Porto Salvo, Riace, San Cosimo. Le hanno tolte tutte. Le hanno tolte tutte, dicono, però. Noi le facciamo, in privato. Esatto. Le facciamo in privato. Alla faccia di chi? I zinghi si stanno organizzando per fare una grande festa sulla piazza. Vedi. Ho sentito dire. E noi ci organizziamo qua a fare una grande festa in casa. Però insomma poi ci mancano le bancarelle, i cantanti. Certo, cioè, ma no, le cose folcloristiche, le cose... Siamo 50.000 persone. Sì, dovevano, poi relativamente a quello. Era una bella cosa, trovarsi, era vedere gente. Bravo. Era far rivivere un paese. Ci vuole cantare un pezzettino di Kebambola, ho visto la sera che l'ha cantata benissimo. Ho cantato Eri piccola, non Kebambola, Eri piccola. Così. Io sono stimatore di Boscaglione. Boscaglione, bello. La signora cosa ci dice? La signora, lei cosa ci dice? Cosa vuole che le dica? Che qui l'estate offre soltanto queste feste, insomma, quello che offre il paese. Hanno tolto anche quelle. E alla gente, sia i commercianti, se vuole, del popolo, mancherà sicuramente questa cosa qua, specie la festa di Porto Salvo che 50.000 persone porta tanta gente. Poi sono le tradizioni, i nostri padri, i nostri nonni. Esatto, cioè, la cultura di un popolo. Esatto, diciamo. La cultura che quest'anno è venuta a mancare e verrà a mancare, perché comunque sono cose che mancano. Anche la festa della Madonna dell'Arco, che presumo non faranno. Sì, è vero. Sarà uguale per tutti. È un peccato. Però se dobbiamo vedere le feste della promozione del Crotone, della regina, che c'erano migliaia di persone, insomma. Poi... C'è un abisso. È vero o no? Ma il pallone è pallone. Il pallone è pallone. Il pallone è pallone. Col pallone non si sa. Un altro pezzettino di canzone e chiudiamo, dai. Forza. Ti ho trovata. E già applauso, ragazzi. Stasera. Ha fatto 18 km in bicicletta per venire a cantare. Lo sa. E lui? Cosa voglio da te? La prima canzone di Fausto Leali? La prima imitazione, così. L'amore non si muore. E non mi so spiegare. Maurizio Bonetti, le feste di piazza non ci sono più, Porto Salvo non c'è più. Tu cosa ne pensi? Ti dispiace? Hai nostalgia di queste feste, le bancarelle, la musica, i cantanti, la processione? Cosa ne pensi? Guarda, io la penso che giustamente che la festa si deve fare. Prima o poi, perché la festa si deve fare, perché la festa di Porto Salvo si farà. Ci sono persone a oltre più di 50.000 persone, più di 50.000. Quindi Salerno è la più banale che ci sia, cioè grande Salerno della Calabria. La più banale no, ma banale vuol dire, non è una, banale non è una cosa, una parola giusta, Maurizio. Banale è una cosa che non è buona. No, una cosa grande, una cosa grande. È una cosa mastodontica. Un onore che si può fare, però giustamente l'unica cosa, ci vuole un sindaco migliore che ci può fare la festa. La festa, quindi bisogna cambiare sindaco per fare la festa. Però i turisti giustamente non hanno paura, non so che cosa, per il coronavirus. Io dico che il coronavirus è solo una mente politica, basta. E basta, quindi non esiste il coronavirus. Non esiste, non esiste. Tutto può politica. Può essere pure una politica, può essere vero, non si può fare vedere la cosa. Ci sono le persone che si lamentano, senza mascherina, perché voi mettete la mascherina all'aperto, fa male. Fa male al cuore, porta tachicardia, Maurizio. La tachicardia porta tachicardia e fa male al cuore. Tachicardia, sì, può dell'anzianità può portare. Maurizio. Comunque, io spero che vada avanti Forza Siderno, perché giustamente ci farà questa nuova vacanza, poi verrà ad agosto, poi viene a settembre, e faremo questa grandissima festa. La faremo la festa, allora.
speriamo che il nostro sindaco, il vescovo, dipende dal vescovo pure, Maurizio, non dal pure sindaco. il vescovo. Quindi dipende anche dal vescovo, vedere. Soprattutto dal vescovo, Maurizio. Tutta la loca. Maurizio, quella cosa di Natalino gli è piaciuta, l'altra volta gli è piaciuta a tutti, la vogliamo ripetere, bella cantante, dai. Natale Natalino si cattano motorino, la scenduta 5 punti, Natalino si confondi. Me lo porto in ospedale, Natalino sta ci male, povero Natale non cazzo a cagare. Guarda, io voglio ringraziare a tutti, grazie, i miei parenti, i miei cugini, a tutti quanti, allo staff di Telemia, e che Fox Populi, giustamente, Fox Populi è molto grande, forte, e raccomando ogni domenica dalle 13 dall'una, dal 13:30. E lunedì il replica alle 14:30. Chiamerò per sperare, può sperare, oh, come un casino, però, e quando il sole chiede alla luna dove andrò, andrò dovunque, andrai altrove no. Quando balli il tuo corpo si muove col mio, e questa... Se non vi ricordate come si fa la IMP, al meglio, pochi metri dal mare, finca lo scusino bitch. There's a place you can go, I said, young man. When you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure perfetto, a sorelle per te, eh. Ileana, a piaggia, ci siamo. Grande Grace! E sulle mani! Il grande classico! Una mano alla cintura, una mano alla cintura. Abbiamo dei maestri. Un movimento sexy, un movimento sexy. Io respiro bene. Si scende verso il passo, para abajo. Para abajo, para abajo. Perfetto. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Ancora ragazzi. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. ¡Bumba! Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy, que aquí se viene sol a sol con este baile. Siento una bomba, povera grazie. ¡Così! Voi, che ne pensate? Vi piacciono le feste di piazza? Vi mancano? Sì, cosa... Qual è la festa che più vi appassiona di quella che c'è, quella di Porto Salvo, quella di San Rocco, San Cosimo? Porto Salvo. Ah, Porto Salvo? Sì, sì. Cosa vi piace più della festa di Porto Salvo? Bancarelle e Giosci. Bancarelle e Giosci, c'erano anche i cantanti, voglio dire, no? Purtroppo. Quest'anno non ci saranno, vi dispiace un po', avete un po' di nostalgia per queste feste che non ci saranno, pare, per il coronavirus? Sì. Qual è la festa che frequentavate di più? Porto Salvo e San Rocco. San Rocco, poi si balla la tarantella per tutta la giornata. Stiamo parlando, signore, che quest'estate sarà un'estate senza feste di piazza. Vi ricordate la festa di Porto Peccato Salvo? Peccato però, ne è brutto, no? È brutto, vero? È vero. Perché tutte le bancarelle, i cantanti portavano allegria. Niente. Allora sono solo le funzioni della chiesa e basta. Sì, non ci sono né bancarelle, né processioni, né cantanti. Ah, nemmeno processione. Pare di no, perché quest'anno soltanto così, una cosa tipo la messa sembra, qualche cosa così, piccola piccola. Secondo lei, signora, come bisogna viverla questa mancanza delle feste? Secondo lei è un... Ma non so, sembra brutto, non sembra che viene Porto Salvo. Ecco, non sembra che sia festa, vero? È vero, brutto secondo me. Però non si potrebbe trovare una soluzione, signora. Perché per anche nella chiesa, uno seduto qui e l'altro seduto là. Proprio c'era un posto in principio là del banco che ero io e uno là in fondo. Lì potevano stare almeno quattro persone, signora, due. C'è troppa esagerazione, signora. Sì, anche con le mascherine. Tanto, distanto così pure. Si deve andare là con... Sì, infatti, però è si deve andare là con la mascherina così, nella chiesa.
Qui signore, queste feste di Porto Salvo quest'anno non la vivremo come gli altri anni, voglio dire. Ma mi dispiace. Ci mancherà un po', insomma, l'allegria di questa festa che richiamava 50.000 persone qui a Siderno. Sì, è così. Insomma, quindi è una grande festa, veramente una grandissima festa. Però ci sono anche delle cose in giro dove c'è tanta gente messa insieme. Ad esempio le squadre di calcio, sì, che festeggiano. Sì, perché quando vanno a ballare lì. In discoteca, quelle di a calcio. Discoteca non è assembramento. Infatti è assembramento questo. Secondo lei. Se lasciano la discoteca dovrebbero lasciare anche la festa, ecco, secondo me. Potrebbero anche chiudere un occhio, insomma, ecco. Con le dovute precauzioni, insomma, no. Niente, nessun posto allora. Niente, signor, niente feste quest'anno. Mi pare che sarà totale assenza di feste. Quindi per cui siamo un pochettino penalizzati su questo, anche perché erano le nostre tradizioni, il folklore, la cultura niente. Di un popolo che non si rinnova con gli, sì, con vero, gli anni, vero. Da tanti anni a questa parte. Comunque, pazienza, no. Signora. Pazienza, se è così speriamo che non aumenta il Covid. Speriamo che non torna a settembre, come dico. Ecco, il più è quello. Le altre cose si aggiustano, ma se torna quella malattia che devono di nuovo chiuderci, siamo rovinati. Speriamo di no, signora. Sono stata 2 mesi chiusa là dentro, sola come un cane. Più sexy, Greta, più sexy. Perfetto. Una mano alla cintura, una mano alla cintura. Un movimento sexy, un movimento sexy. Fantastico. E adesso si arriva, pare arriva. Ancora una volta. Suavecito para abajo, para abajo. Para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Un applauso alla squadra più forte di sempre. Come? Ancora? Abbracciato! Non ci saranno in estate. Non lo so, perché quest'anno c'è sto cavolo di virus che non si capisce niente, sto virus dove è sbucato fuori, e mi dispiace perché non fanno ste feste, però essendo tutto questo truccamento di persone è pericoloso, perché paga a mezzo a quella massa. C'è uno che ha la febbre a 40 e dovrebbe andare in quarantena. Però la gente non si rassegna, insomma, ancora. Lo so, a me mi dispiace perché vengo da Roma, sono calabrese. Però. Quando era la festa più amata da parte sua? Porto Salvo, quella là, del mio paese. Sì, sì, la festa di Porto Salvo è bellissima. Bellissima. Noi siamo nati qua, purtroppo il nostro paese, il nostro sempre paese è bellissimo. E poi c'erano 50.000 persone. Abbiamo un mare stupendo. Madonna, la gente. Un mare stupendo. La festa ci dispiace. Purtroppo che non la fanno 50.000 persone, le bancarelle, sì, cantare, una bellissima fiera. Ma poi c'è una fiera meravigliosa, perché c'è una fiera purtroppo questo coronavirus è rovinato tutto. Però tanti ci dicono il giorno degli assembramenti nelle discoteche, nelle scuole di calcio. Sì, ma sul lungomarzo senza mascherina fanno assembramenti e poi non fanno la festa. Siamo un controsenso, perché andiamo a vedere la festa della regina, è logico, ha vinto il campionato, il Crotone, e le discoteche che sono strapiene di gente. Ma siccome questo virus che hanno buttato per far morire un sacco di gente, che poi non lo so se la tagliate, non parliamo niente. Fanno morire un sacco di gente, perché quest'anno hanno fatto morire tutte queste pensionate, poveri disgraziati, per non prendere questa pensione. Però tanti ancora sono convinti che questo virus sia una cosa politica, una cosa di business, certo, di affari. Certo, mai è una cosa politica. È stata fatta, vuole per morire tutti questi anziani pensione perché ce ne stanno troppi. Allora lo Stato non sa più che deve fare, che sta in deficit, ha dovuto far morire tutta questa gente. Perché non è morta la gente giovane, è morta tutti gli anziani? Perché gli anziani sono pensionati, sa allevati a mezzi piedi. Però sto virus per me non esiste proprio, è tutta una pacchianata. Sapete che cos'è? Io abito a Roma. E sto virus è, come si dice, una presa per il culo, sì, sì, alla, infatti, gente, sì, sì. Perché ti metti la mascherina e poi vai in discoteca a ballare, sì, o vai a mangiare, sì, nella tutti massa. Non sono morti con sto virus, infatti, hanno detto che sono morti con il virus, ma non tutti sono morti. Certo, perché non c'erano ammalati, infarto, sapete cose. Che cos'era? Hanno mescato tutto coronavirus. No, siccome c'è una patologia, sì, e siccome la gente per il mondo che fa inventare di che questo è morto col virus, perché una patologia.
legge che c'è un anziano, non può morire col virus. Allora la gente si spaventa e c'ha paura di morire. Che devi fare? A me mi frega niente, perché tanto io una volta devo morire. O col virus o col tumore. Se muore sempre, se muore qua. Dispiace un po', però visto che c'è questa epidemia è meglio non farlo. Meglio no, però alcuni dicono che ci sono tante situazioni dove c'è tanto assembramento, magari tipo nelle scuole di calcio, quando vinto il campionato, nelle discoteche. Sì, lei cosa pensi? Che in Italia è tutto un controsenso. Tutto un controsenso, vero? Non c'è una cosa giusta. Per esempio la regina ha vinto il campionato, tutto pieno di gente, strapieno di gente, migliaia. Il crotone è lo stesso, discoteche pure uguali. Esatto, no, hanno sbagliato. Mettono gli assembramenti in alcuni posti consentiti, in altri invece sono obietari. In Italia è così, è tutta una barzelletta. Sono d'accordo con lei. È una barzelletta. È peccato perché. Era peccato perché era una cosa bella. Insomma. Esatto. Migliaia di persone. Esatto, la festa è stata. Bancarelli, cantanti, la fiera. Bella, sì, purtroppo è successa questa cosa. Ma qual è la festa che lei rimpiange di più, che è la più amata da parte sua? La festa. Porto Salvo, ci servo. Sì, sì. Una bella festa veramente. Esatto, sì, sì. Una bella festa. Quanto cade il governo? Quanto cade il governo? Ah sì, quello sì, sono d'accordo con lei. Guarda, io sono d'accordissimo con lei. Se cade il governo è la più bella festa. Perché è un governo che sicuramente ci ha lasciato i soldi, non ha mandato una lira. Come no? Penso tanti di quei soldi ha aiutato tutti. Sì. Ha detto di conto sì. Sì, detto, sulla carta sì, però poi non ha dato un euro. Sulla carta, paese migliore dell'Italia, sulla carta non c'è il mondo. In pratica è una cloaca unica. Bravo, la penso come lei. Portateci al finale, a ragazze! Le mani, ragazzi, il le mani! Qui si balla! Le feste di piazza sono
è tutto fermo. Cioè, invece per noi c'è la saga dello stop, la fate quest'anno? No, non lo so, non penso di no. Io sono di Rizzicoli, l'unica festa grande di Rizzicoli è la festa della birra, quella che aspettiamo sì, tutti. Io sono no? amico di Pantano, quello del teatro. Ok, Pantano, ok, che fa eventi comunque. Sì. Non si farà, insomma, è un sacrificio che dobbiamo essere disposti a fare. Però tanti dicono che c'era una discoteca dove ci sono estampamenti. E infatti non sono d'accordo. Infatti non si va, non si va. Non si dovrebbe fare. Che piccolo che ha vinto il campionato con migliaia e migliaia di persone. La regina, bravo. No, 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 a nostro parere, giusto per lo prudente, non esiste. A Rizzicoli che festa avete, della birra. Sì, c'è la festa della birra. Della birra, però festa religiosa non c'è una festa importante. Sì, ma è in un altro periodo, nel periodo invernale, quindi. L'estate no. No. Mentre ci stanno ci sono la saga dello stop. È la festa. Noi abbiamo fatto la diretta con Telemia pure qualche anno fa. C'è la saga dello stop, quello che ci sta noi. Quest'anno. La festa vostra preferita. Sempre a noi stavate intervistando. No, 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 a tutti. Ah, ok. E tu sei di Napoli, vero? Ecco, come ti trovi qua in Calabria? Bene, cosa ti piace? La cucina calabrese com'è? Buona. Buona, cosa ti piace di più? Non lo so, ho provato un po' di tutto. Un po' di tutto. E le feste di piazza pure le seguivano, almeno quelle calabresi. Da voi non le fate nemmeno, vero? Qualcuna si fa ancora. Ah, quindi da qualcuno la fate da voi? Sì. Fanno pure tutte le feste di piazza. Lo so, questa di puoi salutare qualche tuo amico di qua, di Napoli, perché poi andrà su internet in tutto il mondo quest'anno. Puoi salutare qualcuno? Il fratello. Come si chiama? Fratello Antonio e cognato. Mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Estate senza feste di piazza, cosa ne pensa lei? Salvo, San Cosimo, San Rocco. Una cosa bruttissima. In verità il popolo, le tradizioni non si possono perdere.
infatti. Si poteva fare. Io una cosa che veramente avevo pure scritto, come mai noi siamo nel G8, no? Sì. E non vanno a vedere che cosa è successo, dove è successo, per trovare un rimedio. Esatto. Gli Stati Uniti, sì, la Russia, tutti i paesi occidentali. E questo è un fatto gravissimo. Siamo oggi la corsa al vaccino. Il vaccino ha visto che cosa ha fatto Bill Gates con i vaccini in India. Sì. Il vaccino che è pronto a gennaio, sì, comunque. Intanto stanno arrivando questi poveri sventurati. Sì. Oggi l'ultimo a Peruzzano. Peruzzano, sì. Si sono scappati. Mamma mia. 60 persone. 60 persone. E questi, sì, sono nel coronavirus, poi che succede? Bene, questa è una triste verità. Guarda, sia a Sederna, a Locri era pieno, adesso vedi, non c'è nessuno. Sì, sì, è vero, questo è pure vero. Però queste feste di piazza ci mancheranno un ci po'. Ci mancheranno, in verità. Le bancarelle, i cantanti, la processione, insomma. Belle, tradizione. Una bella tradizione, sì, la cultura, sì, del popolo, sì. I nostri padri, i nostri nonni, praticamente. Sì. C'era gente che faceva, sì, la salsiccia. Sì, sì, panini. Panini. Penso che sia abbastanza normale. Normale. Però la gente è un po' ci tiene a queste feste che sono un po' le tradizioni, la cultura di un popolo. Purtroppo per questioni di sicurezza facciamo queste altre. Però tanti dicono che anche nelle discoteche ci sono assembramenti, nelle scuole di calcio che vincono i campionati, insomma tanta gente poi tra l'altro si riunisce in massa poi. Sì, ci sono dei controsensi, magari c'è gente che va in discoteca e poi bisognerebbe comunque limitarsi un attimino. Quest'anno è stato un anno un po' particolare, sì, per tutti. E dove siete voi? Noi arriviamo da Torino. Torino, è la festa di piazza che è più seguita qui in Calabria, qual è? C'è San Cosimo, Damiano, San Rocco, Salvo. San Rocco. Quella è la festa di San Rocco, quella che si balla la tarantella. Sì, quella di San Rocco. Quella è la festa più quella che conosciamo noi. Anche magari... Sant'Anna. Sant'Anna. Che sta dicendo? Anche Sant'Anna, anche gli altri anni si andava alla festa di Sant'Anna, quest'anno sono. Noi siamo venuti a Sant'Anna a fare la festa di San Cosimo a Sant'Anna, ah, una sì? Mia, sì, sì, ma abbiamo, pensa. Sì, abbiamo fatto un bel servizio anche a Sant'Anna a Torino per la festa di, pensa, San Cosimo e Damiano, che poi è la festa degli Zingari. Quest'anno anche i juventini hanno rinunciato a festeggiare lo scudetto. Anche i juventini hanno. Magari ma vabbè, noi, noi siamo del Toro e non ci dispiace. Infatti, però il Toro va male quest'anno. Il Toro va male da 20 anni a questa parte. Il Toro sta dormendo, anche lui con il Covid probabilmente ha avuto un attimo di smarrimento, ma si riprenderà. Si riprenderà, speriamo bene. C'è stata questa emergenza, e almeno inizialmente è stato giusto abolirle, ora possiamo ricominciare. Tu siete pugliesi? Sì, e sì, dalle, sì, vostre parti sono feste di piazza, sì o no? Quest'anno, no, è stata abolita anche dalle voi, vostre parti, sì. Quindi non si faranno neanche lì? No. Però la gente è un po' scontenta perché rappresentano anche la tradizione di un popolo, il folklore, le bancarelle, i cantanti, insomma. Eh sì, è una tradizione che andrebbe, diciamo. Come mai due pugliesi qui a Siderno, sul lungomare di Siderno? In vacanza. Avete amici, parenti? Sì, parenti. Facciamo parlare pure la signorina, vediamo cosa ci dice. No, siamo in famiglia, visto. Siamo in famiglia qui in vacanza. In vacanza. Cosa vi piace di più della Calabria? C'è un qualche piatto particolare che vi piace o no? Abbiamo apprezzato, sì, il piccante. Piccante qua, tutto piccante. Sì, sì, l'abbiamo apprezzato. Noi siamo. Signorina pure piace il piccante. Sì, 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 il pesce. Il pesce, quindi il piatto calabrese vi piace, insomma la cucina calabrese è di vostro gradimento. Sì, 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 sì. Più che approvata. Volete salutare qualcuno? Perché poi questo programma andrà su internet e lo andrà da tutto il mondo, no? Se lo mettiamo su internet. No, diventeremo famosi allora. Per la serie saranno famosi. Okay. Volete salutare qualcuno? Gli amici. Gli amici pugliesi, gli o amici calabresi? Amici pugliesi. Pugliesi? Sì, sì. Di dove? Di quale paese della Puglia? Terlizzi, in provincia di Bari. Ah, ok. Quindi quando è stato ancora qua a Siderno? Domani è l'ultimo giorno. Ah, cioè, quindi ve ne andate? Sì, ci hai beccati, no, l'ultima sera. E adesso qui comincia il bello, proprio sul più bello ve ne andate. Sì, è stato un breve ma intenso, diciamo. Vabbè, allora la prossima anno tornerete, sì? Sì, sicuramente. Yo solo quiero darte un beso.
Porto Salvo quest'anno non ci sarà, quindi c'è un po' di nostalgia per questa festa, cosa ne pensa lei? Certo, ci sarà nostalgia per la festa, però come fai a fare la festa quando già le altre gli altri paesi non hanno fatto la festa? Prendiamo Roccella, prendiamo tutto. E poi dice che ci sono gli assembramenti. Perché non sono andato a vedere a Salvini con la Meloni quando ha fatto l'assemblamento il 2? Cioè, la festa della Repubblica, questo mi fa una cosa sua così. E poi c'è, non so, il generale Pappagono o Pappardella, che si è messo a dire non c'è problema, il virus non c'è. Ma dove viviamo? Salvini che manca. Eppure non ci so, no a me. E poi voglio dire, Salvini viene a chiedere i voti a Siderno in Calabria quando lui ha detto che in Calabria, che la Calabria deve scomparire, il sud deve scomparire, i napoletani devono essere lavati col fuoco, e adesso viene a chiedere l'elemosina dei voti qua. I calabresi si dovrebbero vergognare, cioè quelli che danno il voto alla Lega o ai sovranisti oppure ai fascisti come Meloni, che a quale pro? Quindi non vedo nessuno. Però le bancherelle, la festa di Porto Salvo, dire la fiera di cantanti, la fiera come... ci mancheranno un po', no? Cioè, certamente mancherà la processione, tutto. Mancherà la processione, mancherà la gente, che cioè, a Porto Salvo c'erano 100.000 persone. Lei è il fratello di un parroco, padre Francesco Carlino, sì, padre Francesco. Per cui come vivono anche i preti questa... vabbè, loro si devono adeguare a dire solamente le messe, cioè quando a Porto Salvo... dicono solamente nelle messe in chiesa. Ma sono un po' dispiaciuti anche i preti? Ah, certo, no? Sicuramente. Padre Francesco che dice? Padre Francesco Carlino che dice? Cosa vuole che dica? Si deve adeguare. Si deve adeguare. Se la prassi è questa, si deve adeguare. Non è che può fare a... Sono ordine superiore anche per... Però gli assembramenti nelle discoteche, nelle scuole di calcio che vincono i campionati, insomma, ci sono e sono anche un fatto reale. Per cui, poi, se andiamo a vedere... Ma come si fa? Cioè, in discoteca sono giovani, quindi uno si vuole divertire. Gli assembramenti, ma in discoteca si balla, si socializza, si fa. Come si fa a stare a un metro distante da uno dall'altro, se in discoteca? Come al nord dico che hanno chiuso, a Reggio Calabria, mi sa che hanno chiuso una discoteca. Sì. Cioè, allora non la farà aprire dall'inizio. Non è che così. Ci sta assemblamento ma chiuso la discoteca. Cioè, già c'è crisi, Se queste qua non le facciamo lavorare, come faccio? Sì, è vero. I giovani si vogliono divertire. Io sono stato anche giovane, come lo sei stato anche tu. Sì, certo. A noi. Cosa ne penso? Non è questione di pensare. Mi dispiace, perché siamo abituati, perché abbiamo passato momenti bellissimi con le feste di piazza. Poi qui da noi, in queste zone, le feste di piazza sono molto sentite. Il grosso del divertimento estivo, e sono molto sentite. Bancarelle, cantanti, certo, insomma. Sia da un punto di vista religioso, ma anche da altri punti di vista, no? Certo. Tradizione. Dal punto di vista culturale, ma anche per il divertimento. Per esempio, negli ultimi anni abbiamo seguito tantissimo la Taranta, che è stata molto presente in queste feste, e quindi sono state serate molto belle. Mancheranno, se non... Però ci sono, mancheranno. Tanti dicono che con tanti assembramenti che ci sono nelle discoteche, nelle scuole, che si potevano fare, vuol dire. Qualcuno... Puoi sapere che ne penso io? Sì. Secondo me si potevano fare. Potevano fare, sì. Come? Però, voglio dire, non è che ho delle idee in proposito, non è che ho... Però si potevano fare. Delle conoscenze, non è. Però la mia idea è che io le farei, ma magari è il mio sentimento che... Come le fareste? C'è un modo per farle di particolare? Beh, non è facile però, in una festa non come è facile. Come si potrebbe fare una festa di piazza, secondo te? Guarda, quando c'è così tanta gente, come fai a tenere... Scappata. Sì, secondo me non si può fare granché. Non si può fare. E magari è per questo che non si fanno, perché non c'è modo, a differenza dei locali chiusi, non c'è modo di...
tenere a bada la questione. Io così sentimentalmente ti dico le vorrei, però non ho una soluzione. Nadia Martelli ritorna con Vox Popoli dopo qualche settimana di assenza. Era in tournée in Italia, no? Sì, sì. Hai fatto qualche film, proposta di pubblicità? No, no. Sto scherzando. Allora Nadia, stiamo parlando di un'estate senza feste di piazza. Qui c'era Porto Salvo che richiamava 50.000 persone, anche per i commercianti forse erano guadagni in più, o no? Guarda, sì, decisamente per tutti, un aiuto grande per chiunque. Io sono una delle prime che aspetta Porto Salvo come se avessi 5 anni. Per me essere sempre bambini, perché alla fine bisogna essere, avere anche quello spazio, quella, diciamo, quell'essere bambino portandolo sempre nel cuore. Porto Salvo è nel cuore di me, mio e comunque di tutti, di tante persone, non solo i paesani nostri, anche persone che vengono ovunque per questa bellissima festa, stupenda, che purtroppo a malincuore quest'anno non ci sarà. Per me, io che prendo sempre le ferie dall'1 agosto fino all'8 settembre, poi concludo con la festa di Porto Salvo. Quest'anno sarà un po' difficile non accettare il fatto che non ci sia, però ci sono comunque le messe, le manifestazioni anche per la Madonna, quelle che comunque non si fermano mai, e così comunque bellissime. Però Radio, noi stiamo parlando, parlo un po' magari più abbigliato perché c'è la radio, e noi stiamo parlando, anche andando, ci sono tanti assemblamenti nelle discoteche, nelle... Sì, nelle... sì, questo è quello che dico sempre, ecco. Quindi... è un argomento che ormai tocca ogni giorno, io dico, ormai con tutti gli assemblamenti che ci sono, soprattutto nelle discoteche, cui raccontano amici miei, di cui frequentano molto spesso lì, perché non fare la festa patronale? Ormai sono, cioè, in discoteca si sa che bene o male stanno tutti. Anche le squadre di calcio, la regina che ha vinto il campionato, il Crotone, c'erano migliaia e migliaia e migliaia di persone che festeggiavano, quindi questo è un assemblamento, insomma, no? Sì. Penso, quindi, che tutto sommato la festa si potrebbe anche fare, anche sì, perché gente... c'è il mercato, comunque ci sono, sì. Cioè, nel mercato non è che si sta lontani, c'è sempre assemblamento, quindi secondo me era anche da puntualizzare, però dobbiamo sempre accettare ogni scelta che ci viene data, dobbiamo soltanto sperare che comunque si risolvi il problema del coronavirus, che purtroppo ancora continua. Quindi cerchiamo di non fare assemblamenti, di stare anche attenti e soprattutto non pensando a noi stessi ma a chi ci sta vicino. Ad esempio, gli zingari non si sono rassegnati per la festa di San Cosimo e Damiano. Ho sentito dire che forse ci faranno una festa tutta loro sulla Tirrenica e quindi festeggeranno lo stesso San Cosimo e Damiano, che ritorno ogni anno agli Riagi per la festa dei Rom. Quindi... sì, San Cosimo e Damiano è una bellissima festa di cui io sono sempre andata. Ho sempre amato quei santi, ovviamente, tutti i santi in generale, e perché no, se poi si sentono di farlo, che lo fanno pure. Va bene, Nadia, vuoi salutare qualcuno per finire? Saluto a tutti quelli che mi conoscono, i miei amici, e un bacione a tutti. E vi aspetto al bar Saloon a Siderno Marina, dillo tu, Nadia, dal 7 agosto, allora, bello dal 7 chiaro. Agosto fino alla fine del mese, ovviamente entro in ferie come tutti gli anni. Quindi ci vediamo il 1 settembre. Quindi dal 7 agosto alla fine del mese Talun, il bar Talun a Siderno rimarrà chiuso. Chiuso, sì, sì. Quindi poi ci vediamo l'1 settembre. Fino a 7 avete tempo per prendere un buon caffè, degli ottimi pasticcini e vedere sempre Nadia, che è sempre più simpatica, più bella e più disponibile per i suoi clienti, insomma, affinché questo servizio al bar risulti sempre più efficiente. Qua, Michele Velega, che sta organizzando la villa, che sarà pronta quando, Michele? Quando sarà pronta, Michele? Penso domani sera. Penso domani sera. Domani sera qui ci saranno i tavolini per la vecchia osteria. Sì. Nuova location, ormai. Come vedete, tutto è pronto quasi. Quindi domani sera, primo agosto, Michele. Sarà pronto domani sera, lo possiamo confermare. Tutto sanificato, tutto organizzato, tutto per all'amore. Michele, ce la dico un minuto, solo un minuto. Sì, stiamo parlando anche di festa di piazza. Sono nudo. Non fa niente, festa di piazza che non ci sono più quest'anno, cosa ne pensi? Festa di Porto Salvo che non ci sarà. Sono dei valori che si sono persi quest'anno, speriamo che un altro anno si può fare, perché per ogni paese adora la sua santa o il suo santo. È una cosa... ci mancherà la festa di Porto Salvo. Non solo la festa di Porto Salvo, tutte le feste. San Cosimo, San Rocco. Nelle nostre zone che siamo devote a questi santi che ci aiutano e ci proteggono da tutti questi mali che ci stanno
ci stanno attanagliando. Quindi Geni, speriamo che un oltre anno si possano fare tutte queste ricorrenze che effettivamente ci mancano. Già solo a sentire la cosa che quest'anno non si fanno le feste, ognuno di noi si sente un pochettino depresso. Certo. Domani 1 agosto, quindi, la vecchia osteria sarà presente anche qui. Come vedete, tutto è quasi pronto per Michele all'opera, per i tavolini, per i soliti pranzi speciali che offre la vecchia osteria, e quindi vi aspettiamo qui alla nuova location della vecchia osteria, proprio qua vicino a dove c'è il ristorante, per degustare veramente i migliori prodotti tipici calabresi, nazionali ed internazionali. Grazie, Geni. Con la vecchia osteria, Michele Melecchi. Eccolo qua. Ciao. Stiamo parlando di estate senza festa di piazza. Ti mancherà questa festa di Porto Salvo, che quest'anno non ci sarà? La faranno, la faremo. La faremo lo stesso di tutto. A Senno la faremo. La faremo. Quindi abbiamo mezzi particolari e noi qua non ci abbiamo nessuno che è ammalato, quindi si può fare tranquillamente. Quindi la faremo. Sì. Allora glielo diciamo al vescovo stiamo facendo là la villetta. Non è che sei diventato vescovo, no Carlo? Perché per decidere che farai la festa di Sono amico del vescovo. Ah, quindi gli hai fatto la telefonata. E quindi adesso stiamo preparando la villetta. Sì, là, l'ha fatta già vedere, eccola là. Dietro, la villetta proprio vicino alla vecchia osteria. Dietro la mia organizzazione, presentazioni. Sì. Domenica sera tavolini e tutto, no? Abbiamo messo il chiosco perché la gente deve sentirsi bello. Certo. E metteremo tutti l'occorrente, i fighi e compagnie belle. Quindi domenica sera c'erano i tavolini. Domani in Si parte domani con un'altra Domani faremo postazione. La vecchia osteria 2. Una nuova location. La vecchia osteria 2. Vecchia osteria 2. Solo capisci troppo vicino e mi rimane non preoccupare, no, tranquillo. I denti ce l'hai tutti, caro. Va bene, allora auguri per questa nostra postazione. Allora io dico una cosa, che saremo pronti domani sera, sabato. Sì. A far che la gente, voglio dire, mangi fuori. Faremo le disinfettazioni, arriveremo da non mandavo zanzari, sì. Non mandavo surici, non mandavo cose, solo gatti. Va bene, allora auguri la mia organizzazione. Auguri per la location e anche a Emanuele, ai camerieri, a tutti. Ciao Emanuele, un saluto per gli amici della mia. Dietro sempre la mia organizzazione, a tutta la situazione. Beh, abbiamo pure Michele da quella parte. Sì, l'abbiamo già intervistato, l'abbiamo visto domani sera, domani parte questa nuova location. Io sono l'organizzatore, capisci? È vero Emanuele? Sì! Okay. E loro devono lavorare, guarda che noi come levati a Genova. Va bene Carlo, auguri allora. Ragazzi, vi aspettiamo tutti a Sedano alla vecchia osteria 2. Ecco, nella villa, all'aperto. Domani sera. La festa di Porto Salvo si farà come ti avevo detto prima. Va bene, meglio, una buona notizia. Abbiamo parlato già col vescovo. Ok. E di scandava di Monu, io e un vescovo di Locco. Complimenti. Va bene? Grandi... Solo Gene ci manca. Il nuovo vescovo della curia di Locco. Sto scherzando, sto scherzando. Ti sto dicendo che forse fino a settembre potresti fare che si farà. Piccolina. Va bene, ma la faremo. Dietro la situazione non c'è per me. Ok. E tutto posto. Grazie, dopo ciao. Michele Carlo Melecchi, vecchia osteria. Bene, chiudiamo questo Vox Populi di oggi con un nostro sponsor che spesso ci accompagna in questa nostra avventura, in queste interviste che noi facciamo in giro per le strade, sui lungomari, ovunque, insomma, diciamo. Veronica, la nostra parrucchiere Veronica, che sta andando fortissimo qui a Gioiosa, ormai è andata la numero uno, e per cui poi è talmente brava che la sua umiltà, la sua semplicità la rende ancora più brava e più grande. Quindi complimenti a Veronica. E il tema di oggi, anzi Veronica, prima di andare alla domanda, mi vuoi dire quest'estate che novità ci sono per i capelli e che cosa va di moda e va meglio? Intanto bentornati e grazie per le belle parole, bontà tua come sempre. Il rituale di queste stagioni, quest'anno sono andate di moda di nuovo i carré con i frangioni e quindi in automatico i colori un po' pastello che si vedono un po' più in giro, quindi siamo impegnati a svolgere in pieno quello che è la nostra attività, il nostro settore del parrucchiere, sperando di farlo nel miglior dei modi, perché si spera sempre di poter accontentare al massimo quelle che sono le esigenze delle persone. Tanto questa mascherina ti imbruttisce un po', ma per un minuto non la puoi togliere, perché hai un viso dolce, un bel viso, ecco, dai, ecco qua, ha un bel viso, e quindi questa mascherina la imbruttisce un po', perché imbruttirla quando ha un bel viso così simpatico e così dolce? Allora Veronica, tu sei in via Gioia San Marino, in via che via lavori? Giacomo Matteotti 49C, vicino posta centrale, e niente, questa allora, è stato un po' particolare, no? È un'estate Veronica senza feste di piazza, questa è la nostra domanda che abbiamo fatto ieri sera anche sul lungomare di Siderno a tutti i turisti che sono passati dal lungomare. Quindi quest'anno non ci sarà la festa di San Rocco, non ci sarà la festa di San Cosimo e Damiano, non ci sarà la festa di Porto Salvo. Secondo te ci mancheranno un po' queste feste?
E qual è la festa che ti manca di più? Partiamo dal presupposto che comunque la Calabria è molto gradita anche per le feste patronali, perché siamo una generazione anche futura che ci teniamo molto, come la festa di San Rocco, la festa della Madonna del Mare, come nel mio paese a Gerace la festa della Madonna del Carmine, che quest'anno, per quanto è passata la festa, non l'abbiamo sentita, ecco. È un pochino brutto, perché vedi una realtà che non ci appartiene, perché noi non siamo questi, no? Siamo una terra caliente. Quindi noto con molto piacere che comunque il cliente, il turista c'è, lo stiamo vedendo, si vive una realtà un po' diversa, Geni. Però c'è la festa, le nostre feste sono sempre la cultura di un popolo, i nostri padri, i nostri nonni, le tradizioni, e quindi sicuramente manca quel calore che tanta gente nelle processioni, le bancarelle, i cantanti, insomma, tutto questo faceva sì che tutti ci divertivamo ed era veramente qualcosa di speciale. Però non si sa mai, qualcuno ancora ha qualche speranza. Ad esempio i Rom e gli Zingari si stanno organizzando per organizzare una festa sulla piana per conto loro. Qualcuno oggi mi diceva che forse Porto Salvo la festa si farà, per cui ancora non sappiamo se veramente non c'è speranza, non si sa mai. Però Veronica, ti vorrei dire, però ci sono degli assembramenti, insomma, tipo nelle discoteche, tipo la Regina che ha vinto il campionato, c'erano migliaia di persone, il Crotone, ecco, in certi casi però gli assembramenti ci sono e nessuno dice niente. Penso che la festa sarebbe anche una cosa bella per tutti. Tu cosa ne pensi? Allora, io penso che comunque, come in questa situazione, ci sono state molte cose giuste come ci sono tante cose sbagliate. L'assembramento purtroppo può essere un male per noi cittadini, per noi popolazione, perché comunque stiamo cercando di sconfiggere un qualcosa di molto forte, di qualcosa di trasparente. Quindi meno si fa l'assembramento, secondo me meglio è. Ovvio che con tutte le precauzioni che noi possiamo avere, perché io dico che io penso che se ci tuteliamo riusciamo anche a tutelare gli altri, quindi in automatico togliere comunque un racconto, perché guarda, io le feste di piazza e le feste di paese li vedo come un racconto, è come se tu ti sedessi su un muretto con i nostri antenati, ti raccontassero quelle storie che ti raccapriccia l'anima, ecco, quella è il racconto della nostra terra. Quindi penso che fare una festa in spiaggia e non fare una festa patronale, penso che un pochettino sia brutto, però per quest'anno possiamo anche sopravvivere, no? Ecco, io per finire direi che Veronica è una parrucchiera molto amata dalle sue clienti, perché negli altri locali c'è un rapporto soltanto professionale, invece qui c'è un rapporto umano che lei cura moltissimo, perché le sue clienti sono veramente molto affezionate a lei. Qual è il segreto del tuo successo, Veronica, per finire? Il segreto del mio successo, tra virgolette, è sempre grazie. Io dico che no, è semplicemente non sentirsi superiore a nessuno, perché io sono un cliente nel mio negozio, quindi è questo, abbracciare l'anima, abbracciare le clienti che vengono e sentirci tutti uguali. Raccogliere quelle che sono le esigenze, raccoglierle significa ascoltare. Se tu ascolti, riesci anche ad esprimere con l'arte di portarlo poi in giro attraverso i capelli. Ecco, io parlo così, con l'arte che ho praticamente coltivato negli anni. Sono cresciuta con questa passione, quindi io penso che nessun segreto, semplicemente amare ciò che faccio. Bene, il coronavirus ci ha preso un po' per i capelli, ma venite qui da Veronica perché lei i capelli ve li mette a posto. Grazie, alla prossima.